benvenuti sul mio canale. Oggi farò un tutorial dedicato a coloro che hanno più di 40 anni, ma anche 50 anni. Infatti prenderò come riferimento un make-up di un'attrice che mi avete segnalato. Lei è Robin Wright. È una donna veramente molto fine, molto elegante, che sfoggia questi make-up veramente, veramente riproducibili e soprattutto portabili, perché sono molto, molto semplici, ma l'effetto è estremamente elegante. E poi naturalmente riprodurrò uno di questi make-up. Ma adesso guardiamoli insieme. Ovviamente, dovuto all'età, questa attrice ha questa palpebra che va a coprire la palpebra mobile, quindi un po' l'effetto occhio incappucciato che avevo trattato anche in un altro video un po' di tempo fa. Come potete vedere, abbiamo una bordatura superiore dell'occhio molto marcata con questo colore che è una sorta di blu nero, e poi abbiamo questo accenno di arancio che sta benissimo, che mette tanto in risalto gli occhi blu, gli occhi azzurri nell'angolo esterno dell'occhio, che poi vi farò vedere come fare per realizzare. Quindi un trucco estremamente, veramente semplice. Le labbra, diciamo, quasi nude, con questo velo di gloss di rossetto molto molto luminoso. Come potete vedere, l'insieme è molto elegante. Vi faccio vedere come in entrambe le foto le sopracciglia siano comunque curate e definite, ma in modo naturale. Ma adesso vi lascio subito al video e iniziamo a realizzare questo trucco. Ho già nascosto le discromie utilizzando sull'occhio e sull'occhiaia lo stesso fondotinta che ho utilizzato anche sul viso, che è quello di Color Caramel. Utilizzerò come base un ombretto color carne. Scegliete naturalmente un ombretto della tonalità del vostro incarnato. Questo è molto chiaro, quindi è un pochino più adatto alle pelli chiare. Lo prendo col dito e lo applico su quasi tutta la palpebra per schiarirla leggermente. Nella foto c'è questa linea di matita di questo colore molto scuro, una sorta di blu notte, color inchiostro, che non ho. Però adesso vi faccio vedere come ricreare facilmente questo bellissimo colore che sta molto molto bene e fa risaltare gli occhi azzurri e gli occhi blu. Prendo una matita nera ben temperata, alzo la palpebra e, partendo dall'angolo esterno dell'occhio, alzando bene, mi raccomando, dovete vedere quello che state facendo, traccio una linea fino a circa metà occhio, cercando di chiudere tutti i buchini che ci sono tra le ciglia, quindi non dentro la rima ma all'attaccatura del... E adesso, per ricreare questo colore blu notte inchiostro, la fisserò con un ombretto blu. Quindi scegliete un ombretto blu scuro, mi raccomando, opaco. Con questo piccolo pennellino prendo questo colore qui, che è un blu scuro, ve lo faccio vedere. Alzo la palpebra e vado a fissare la matita picchiettandoci sopra questo blu. Poi mi porto questo colore anche un po' verso l'angolo interno dell'occhio, ma appena appena, per sfumare. Ne applico un po' col pennellino scarico appena appena nella bordatura inferiore per ricollegarmi, ma proprio poco poco poco. Però fermatevi qui, perché deve essere semplicemente una leggerissima sfumatura, quindi proprio un'ombra blu. Sotto praticamente applicherò pochissimi prodotti. Passiamo invece a questo colore caldo, questo colore arancio, terracotta, che sta benissimo con gli occhi blu, azzurri, e farò un misto tra questi due. Ne prendo un po' di questo e una puntina di questo. Potete applicare prima uno, poi l'altro, fare così per ottenere, diciamo, per mescolare i colori tra loro, perché a volte capita di non avere tutte le tonalità disponibili, bisogna anche un po' ingegnarsi. Alzo un po' la palpebra, applico questo colore nell'angolo esterno dell'occhio. Mi raccomando, se l'occhio è incappucciato, tendete bene
la palpebra per andare ad applicare il prodotto. Riprendo sempre gli stessi colori, cioè faccio sempre un misto tra questi due colori. Poi guardo dritto davanti a me e applico questo arancio in questo punto qui, nell'angolo esterno dell'occhio. Perché se avete questa situazione qui, quindi della palpebra cadente o l'occhio incappucciato, il colore si deve vedere, deve spuntare. Come se vi ricordate dalla foto, si vede questa sfumatura nell'angolo esterno dell'occhio di questo bel arancio. I colori, l'arancio può essere anche di varie tonalità, può essere un arancio più scuro, un arancio più chiaro, scegliete voi. Con gli occhi azzurri, con gli occhi blu, l'arancio sta molto molto bene. Prendo un pennello da sfumatura bello largo e lo sfumo dentro la piega. Ne applico un po' anche sotto perché ho visto che c'è questa leggera sfumatura nella bordatura inferiore, sempre di questo colore arancio. Quindi una leggera proprio sfumatura. Dalla foto ho notato che non c'è nessuna bordatura inferiore, niente matita dentro la congiuntiva, ma c'è una leggera sfumatura, ombreggiatura all'attaccatura delle ciglia inferiori per metterle in evidenza, per farle sembrare un pochino più fitte. E per realizzare questo effetto utilizzerò questa matita marrone, che può essere più o meno chiara. In questo caso nella foto è un pochino più chiara rispetto a quella che utilizzerò io. Dovete fare semplicemente dei puntini, e adesso ve lo faccio vedere, proprio puntini, dove vedete l'attaccatura delle ciglia. Dovete appena appena sottolinearle. Prendo un bianco burro perlato e lo applico nell'angolo interno dell'occhio. Tanto, tanto, tanto mascara sopra, sulle ciglia superiori. Però nella foto un po' di mascara è stato applicato anche sulle ciglia inferiori. Una volta applicato sulle ciglia superiori, lo scovolino potete utilizzarlo per applicare un po' di, ma proprio un pochissimo prodotto. Appoggiate appena lo scovolino. Questo è l'effetto finale. Con l'occhio incappucciato invece vi troverete in una situazione più così, e quindi vedrete anche molto meno arancio rispetto a quello che vedete sul mio occhio. L'importante è che l'arancio sia presente in questa zona qui. Finisco questo trucco continuando ad imitare, ad ispirarmi al trucco dell'attrice, e come blush utilizzerò un blush comunque aranciato, oppure potete utilizzare una terra. Utilizzerò della palette di neve misto, diciamo, tra questo colore e questo colore, più sull'arancio che sul rosa. E come rossetto un rossetto aranciato. Visto che nella foto è leggermente lucido, potrebbe essere o un gloss o un rossetto molto leggero, quindi non molto coprente, con una finitura lucida. Delineo il contorno delle labbra. Le riempio anche un po' dentro, perché se uso un gloss va via quasi subito. Utilizzerò un gloss, ma potete utilizzare anche un balsamo labbra leggermente colorato. L'importante è che sia leggermente aranciato. Ho
trucco è un trucco estremamente sobrio, ma allo stesso tempo valorizza e mette in evidenza, in questo caso, gli occhi chiari, ma anche gli occhi scuri, perché ho visto che con gli occhi scuri sta veramente molto molto. Io vi saluto, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo naturalmente sapere, un bacione a tutti, vi saluto e vi aspetto sabato con un nuovo video. Bacioni, alla prossima!